Duro intervento in aula oggi a Montecitorio del deputato lariano di Fratelli d'Italia, Alessio Butti, che si è rivolto al sottosegretario dei trasporti Giovanni Cancelleri. Butti, da quasi 3 anni, si batte per la regionalizzazione della navigazione dei laghi. La mia proposta di legge sul tema, spiega il deputato lariano, ha iniziato l'iter nella Commissione Trasporti della Camera ormai 2 anni e mezzo fa. Tutti i gruppi sono d'accordo, ma i governi tacciono. Regionalizzare il servizio significa aderire alle esigenze del territorio in tema di turismo, trasporto pubblico ed elasticità del servizio. Se siamo tutti d'accordo, se tutti i gruppi sono d'accordo, soprattutto quelli che vivono, risiedono e sono eletti nelle regioni del nord, come il Piemonte, il Veneto, la Lombardia, perché questo ordine del giorno sulla regionalizzazione della navigazione dei laghi deve essere bocciato? Il risultato del voto, perché io chiedo venga messo al voto, sarà portato sul territorio, perché questa è una vergogna che deve cessare. Grazie. Il governo, aggiunge Butti, tace anche sulle mie ripetute sollecitazioni a presentare, nel contesto del PNRR, un progetto ecologico e rivoluzionario per sperimentare l'elettrificazione della navigazione laghi.